Mirko Vincenzi, candidato della lista numero uno del Petacciato Amala. Diciamo che almeno ormai sembra che i risultati si stiano delineando e dovrebbe essere, salvo tsunami che al momento non se ne prevedono, dovrebbe essere il sindaco uscente a essere di nuovo eletto. Ecco, che cosa vi ha detto questa tornata elettorale, anche se ci dovesse essere appunto questa sconfitta che si sta Pian piano maturando. palesando. Ecco. Che ci ha detto? Niente, semplicemente che purtroppo io la voglio vedere così, ci ha battuto principalmente l'esperienza, niente più, niente meno, e spero che comunque al di là di come vadano le cose, spero che comunque ci sia collaborazione, anche perché il motivo che ha spinto me, ha spinto tutti quelli della mia lista, ma sono convinto anche della lista numero due, che vogliamo tutti quanti soltanto il bene per il paese e spero che nei prossimi 5 anni quantomeno ci sia una Quindi Mirko, io ho collaborazione. avuto modo di ascoltarti, io sto facendo anche una maratona qui a Petacciato in questi giorni e l'ultima sera, nell'ultimo comizio, ho avuto modo di ascoltare la tua ponderatezza, la tua idea di politica che in un giovane come te fa ben sperare sicuramente, anche se dovrai essere all'opposizione, però la tua sarà sicuramente nel pensiero un'opposizione costruttiva. Quindi Esatto, non mi sembra voglio. di capire. E questo è, già, Esatto. questo è davvero è positivo, te Sì. lo dico sinceramente. Il bene del paese dipende soltanto da tutti quanti, al di là di chi va a amministrare o meno. E quindi se non c'è unione, poco si può fare per il paese. E quindi io sono per la congregazione. Perfetto, perché andare su al comune o dalla parte dell'opposizione, dalla parte della maggioranza e stare lì a litigare sempre non si fa certamente il bene della comunità. Esatto. Si fa il bene, si discute, ci si può anche magari essere non d'accordo su alcuni punti, però discutendone si potrebbe trovare una quadra. Ecco, Esatto. questo veramente detto da te, che sei forse uno tra i più giovani del gruppo, Il secondo più giovane. fa sperare davvero che si possa vivere, nonostante sia quale risultato possa Esatto. seguire. D'accordo, sono veramente, mi fa piacere aver parlato con te perché Grazie. vieni da una scuola, poi tu fai uno sport dove appunto il rispetto per l'avversario, Esatto. diciamo, l'intelligenza, la mentalità proprio è Vuol quella, dire proprio quello, è cioè l'arma l'avversario vincente, in insomma. campo sei mio avversario, Certo, ma a fine partita si stringe la mano, ci si si stringe fanno la i mano e ci si complimenti. rispetta e si Perfetto. festeggia tutti quanti insieme. E Guarda speriamo che sia così anche in questa situazione. Mirko, questa intervista che è fatta, diciamo, quasi a risultato acquisito, che non è certamente positivo per la vostra lista, fatta da te in questo modo, mi rinfranca nei pensieri che potremmo avere verso la politica che vediamo tutti i giorni in TV. Davvero, se crescono giovani come te con questa mentalità, si può ben sperare per il futuro. Si spera tanto che Quindi ci siano io più ti giovani auguro così. buon lavoro Grazie. comunque, non so adesso quante sono state le tue preferenze, spero tante, perché se davvero sono queste le tue idee, Sì. i petacciatesi dovrebbero farne tesoro di questo. Lo spero. In bocca al Grazie lupo, mille. Mirko. Grazie.